invece il signor Renzo e le chiese. Pasti di Talento si chiama così il festival internazionale di danza che si terrà domani sabato 7 settembre alle 21 nella splendida cornice delle Terme Tettuccio di Montecatini. Ad organizzare l'evento è Eleonora Di Miele in collaborazione con l'Abat Cult Art, diretta dal coreografo Gino Labate. Oltre al Gran Galà verrà organizzato un concorso che premierà i giovani talenti con borse di studio e premi di famosi pittori e scultori come Rolf Horn e Marlene Horn, scultore e pittrice tedeschi. Sono l'organizzatrice di questo evento insieme a Gino Labate, un coreografo di fama internazionale, bravissimo, una persona incredibile, di grande carisma, che mi ha aperto le porte anche all'estero, invitando questi artisti di grande fama come Lavelle Smith, coreografo di Michael Jackson, George Michael e tanti altri, Fabio Mordà, un ragazzo che adesso in America sta spopolando tutti gli stadi perché fa dei concerti ricordando Michael Jackson con 15.000 persone davanti, e tanti altri, Vittorio Galloro, Ariane Lafita, Elisabetta Carnevale, De Valerini e Etoile Internazionali, e poi ci sarà la nostra giovane compagnia Arshow Dance, la compagnia di Gino Labate. Un evento bellissimo, di grande eleganza, in questa cornice che è il Tettuccio di Montecatini Terme. Sarà una serata fantastica e magica. Questo con la speranza di promozionare alla grande quel tipo di danza che noi amiamo, cioè la danza professionale. Sono contento di aver portato per la prima volta anche qui a Montecatini Mr. Lavelle, Fabio Mordà, i primi ballerini di grande esperienza. Per la prima volta in Italia poi Lavelle Smith Jr., il coreografo di Michael Jackson, darà la possibilità di studiare passi e stile del grandissimo artista in uno stage aperto a tutti. E a proposito di Michael Jackson, tra gli artisti ci sarà anche Fabio Mordà, il giovanissimo talento italiano che attraversa l'America riproponendo con grande successo i passi del grande cantante americano. Lavorare con Michael è stata un'esperienza indimenticabile ed unica. Io provengo dalla danza classica, ero un ballerino di ballet e lui mi ha insegnato che può fare tutto quello che si vuole con tanta amore, tanta passione e soprattutto tanto lavoro. Sono contentissimo, il posto è fantastico e sono veramente onorato di ricevere il premio Passi di Talento. A presentare la serata di domani saranno tre allievi dell'Art Show Dance di Eleonora Di Miele: Daniel Buralli, Lisa Buralli, reduce dall'apertura del concerto di Alexia a Castrocaro Terme, e Lucrezia Blunda, la bambina che ha partecipato al programma di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone.